Due ali di folla festante hanno accompagnato il tragitto dell'auto con a bordo Papa Francesco, diretto verso il cuore della capitale per il consueto atto di venerazione alla statua della Vergine in Piazza di Spagna, nel giorno in cui la Chiesa celebra la solennità della sua Immacolata Concezione. Dopo una breve sosta nella Basilica di Santa Maria Maggiore per accogliersi in preghiera di fronte all'icona mariana della Salus Populi Romani, il pontefice ha raggiunto Piazza di Spagna. Con migliaia di pellegrini e fedeli in preghiera, ha reso omaggio alla statua dell'Immacolata, ringraziandola per la costante premura con cui accompagna con amore le fatiche di ogni persona, di ogni famiglia, di ogni parrocchia. O Madre, aiuta questa città a sviluppare gli anticorpi contro alcuni virus dei nostri tempi. L'indifferenza che dice non mi riguarda. La maleducazione civica che disprezza il bene comune. La paura del diverso e dello straniero. Il conformismo travestito da trasgressione. L'ipocrisia di accusare gli altri mentre si fanno le stesse cose, la rassegnazione al degrado ambientale ed etico, lo sfruttamento di tanti uomini e donne. Al termine il pontefice ha fatto deporre ai piedi della statua della Vergine un omaggio floreale, incontrando poi tanti volti di malati e sofferenti presenti in piazza, accompagnati quest'anno da 120 volontari dell'Unitalsi, rivolgendo loro carezze e parole di speranza.